Thank you.
dall'Eneide. Canto le armi e il primo eroe che dalle piagge di Troia giunse in Italia, profugo per suo destino. E ai lidi lavini, molto di terra in terra e per mare, fu sbattuto da forze divine per il memore furore dello stile Giunone. E molto anche da guerra patì fin quando fondasse una città e consegnasse a Lazio i suoi dei, onde la discendenza latina e i nostri padri albani, e lì erette le mura di Roma. Musa, rammentami le cause, per quale offeso volere o di che, dolendosi la regina degli dei, abbia spinto un eroe celebre di pietà a subire tanta vicenda di casi e ad affrontare tanti cimenti. Son così grandi le ire degli anni celesti? Tocca a voi.
C'è un paese, terra del tramonto, la definiscono i Grai, terra vetusta, tutta vigore di forze guerriere e di zolle ubertose. Uomini e notri la abitano, ora è fama che le ultime generazioni abbiano detto Italia, la popolazione, dal nome di un capo. Questa era la rotta. Quando d'un tratto, elevandosi dai flutti, il procelloso Orione ci portò su ciechi bassifondi e ben addentro con rafiche accanite. Al sovrastare del mare tra ondate e impervie scogliere ci sparpagliò. Qua in pochi giungemmo a nuoto alle vostre rive. Ma che razza d'uomini è questa? O qual patria tanto barbara ammette un comportarsi così? Ci si impedisce l'ospitalità dell'arena, ci assaltano e vietano di porre piede sul ciglio della terraferma. Se disprezzate il genere umano e i mezzi cui ricorrono i mortali, aspettatevi dagli dèi la memoria del lecito e dell'illecito.
San Francesco, cantico delle creature. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, ed ogni benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, e null'uomo è ne degno te mentovare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale iorno e t'allumini noi per lui. E te lo è bello e radiante, con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, ed preziose e belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, e per aere, ed nubilo, e sereno, ed ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile, ed umile, ed preziosa, ed casta. Laudato sii, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, ed ello è bello, è iucundo, è robustoso, è forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue sanctissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate et serviteli con grande umilitate.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Facciamo. Vorremmo prima di lasciarci, grazie. Vorremmo prima raccogliere alcune provocazioni, alcuni stimoli. Non è facile prendere la parola dopo questi capolavori in musica, in versi che abbiamo ascoltato, ma forse uno spazio anche di sedimentazione di quello che abbiamo udito è utile ad arricchirci. Incontro. In questo cortile abbiamo osato mettere a tema il principio vitale dell'esistenza, perché il senso dell'esistere è significato negli altri e chi non vive l'incontro muore per sempre. Eneide. L'unico mare stretto tra le terre, il Mediterraneo, per Virgilio è un luogo naturale di incontri. Il mar Mediterraneo rivela che tutte le terre sono un'unica terra e che i tanti popoli, in fondo, sono un unico popolo, il cui volto cambia col muoversi delle genti e si rinnova
quando arriva qualcuno. L'ospite, come Enea, magari istruito dalla distruzione che ha sperimentato o spinto da desideri che la troppa tranquillità inibisce, ha uno sguardo libero, guarda il mondo che incontra in modo nuovo, vede ed offre possibilità di futuro a chi si è ormai abituato agli stessi paesaggi. Enea non si ferma con Didone, si spinge oltre. Da questa freschezza di chi si muove, spera, soffre, cerca vita, i popoli vengono rinnovati, soprattutto quando invecchiati e impigriti. Nell'errare di Enea, tutte le grandi civiltà vengono coinvolte ed egli diviene portatore di tanti popoli che, come tessere di un arazzo, comporranno la bellissima Roma, la quale forse non poteva che essere figlia di tanti popoli. In fondo, la storia umana è la rete tessuta dall'incontro dei popoli. Non mancano i conflitti e gli scontri, perché sempre l'altro inquieta o perché si teme di perdere qualcosa che si ha, ma la terra non è fatta per essere conquistata o espropriata, quanto invece è fatta per essere condivisa. E nessuno potrà impedire ai popoli di muoversi e mescolarsi per generare nuova vita. Cantico di Frate Sole fa venire i brividi ogni volta. Da dove nasce? Come narra Tommaso da Celano, Francesco, nel tempo in cui aveva già cominciato, per grazia e potenza dell'Altissimo, ad avere pensieri santi e salutari, mentre era ancora mondano, un giorno incontrò un lebbroso, fece violenza a se stesso, gli si avvicinò e lo baciò. È un incontro che cambiò la vita del giovane assisiate. Come egli stesso ricorda nel suo testamento, dopo quell'incontro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Si avviò così un processo che non si arresterà se non alla fine della vita del santo. Francesco smise di adorare se stesso e, senza attendersi un contraccambio di alcun genere, iniziò ad uscire incontro all'altro, fino ad essere l'altro. Qui credo abbia avuto inizio la stesura del cantico di Frate Sole, che Francesco completerà quando, ormai cieco e sofferente, sarà vicino alla morte. Il cantico narra il mondo da questo nuovo punto di vista. La presenza dell'altro, possibilità di relazione, cioè di vita, è il luogo dove appare il primo significante, ovvero la chiamata e la provocazione del desiderio. Dio, la natura, gli altri, il lebbroso, se stesso, la morte, è lo stupore dell'atemporale e dell'illimitato della relazione che si concretizza in ogni possibile incontro a tessere le strofe del cantico. Francesco ha scoperto di essere creatura in mezzo a molte creature, stretto insieme in una rete di relazioni inestricabili che pian piano hanno trasformato il suo sguardo. Vuole essere sottomesso a tutto e tutti, perché è attratto dalla bellezza di ciascuno. Non vuole distinguersi, perché è se stesso solo se insieme a tutte le altre creature. In questo intreccio di corpi, di aria, di luce, fuoco e acqua, nell'esperienza della materia plasmata in mille modi diversi, Francesco avverte vibrare la presenza del Dio vivente,
un Dio che si impasta con le creature che ama. Il sole rappresenta l'Altissimo che splende su tutto, la terra ne è l'immediato riflesso. E mentre il sole riscalda da lontano, la madre terra nutre silenziosa e umile, facendo spazio, lasciandosi prendere risorse e trasformando in vita tutto ciò che muore. Così agisce il Dio dei Vangeli. Nel corpo di Gesù, nel pane che nutre, nel fratello che soffre e che ama, nel creato, che grida, mi ha fatto per te, o uomo, custodiscimi. E così Francesco lo riconosce concretamente presente. Nel cantico tutto ciò che esiste si rivolge agli altri esseri per offrire quello che consente loro di vivere. Persino la morte entra in questo dinamismo di vita senza fine. Al culmine della propria fragilità, quando ormai la vita si spegne in lui, Francesco si farà deporre nudo sulla terra nuda e rivolgerà lo sguardo al cielo. È la consegna definitiva di sé per entrare definitivamente nel grembo stesso di Dio che continuamente rimette al mondo quelli che ama. Per questo Francesco è vivo. L'infinito, solitudine e silenzio. Le sterminate distese dell'interiorità riemergono su un colle tanto caro, dove risuona il ricordo della voce materna, il profumo di una stanza, le note di una canzone o il paesaggio sempre uguale che ci ha fatto compagnia nella crescita. Il nostro spazio interiore poggia su un pezzetto di ricordo e di mondo che amiamo, attorno al quale vi è una siepe che traccia il confine, rassicura, ma assedia lo sguardo. Ciascuno abita luoghi limitati, città, relazioni, case, territori, che sono punti di riferimento e delimitano un orizzonte nel quale ci si muove con dimestichezza, con agio. Ma la siepe stringe e dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Sorprendentemente, proprio questo piccolo spazio del sé che ci limita ed amiamo ci apre all'infinito. Non c'è persona che non colga meno per un attimo l'eccedenza dell'esistenza umana. Siamo afferrati dalle piccole cose e allo stesso tempo spinti a dilatare il nostro sguardo, i nostri interessi, fino a desiderare di conoscere tutto, di essere in qualche modo in tutto. E così, nutrendo il percorso interiore sconfinato che conduce alla soglia del mistero, il sovvenire conduce all'incontro con l'altro, il divino, eterno. E il naufragare nel mare, su cui si affacciano tutte le nostre terre di naufraghi e viaggiatori, conduce all'incontro con tutti gli esseri umani, ed è dolce incontrarsi. Ecco, affinché tutti come Francesco possiamo vivere in eterno, vorrei concludere condividendo due perle evangeliche, due orme che Francesco ha lasciato e nelle quali possiamo porre i nostri piedi di viandanti o di pellegrini. La prima orma, l'umiltà. La superbia conduce all'affermazione dell'io, all'autodeterminazione, alla propria realizzazione a discapito dell'altro. L'umiltà invece spinge ad uscire da sé per rivolgersi all'altro. Rinnega l'io per conoscere il tu. Vuole abbassare l'io per far emergere la bellezza del prossimo. L'umiltà cerca sempre la relazione.
Così favorisce lo schiudersi e il proporsi del sé, vero fondamento dell'esserci. In tal modo, mentre il superbo è inesorabilmente isolato e schiacciato nel proprio io, l'umile viene paradossalmente esaltato. La seconda orma, la gratuità. L'egoismo rafforza gli istinti dell'uomo che, per gratificare l'io, diventa accidioso, goloso, invidioso, avaro, lussurioso, iroso, fino all'abbruttimento di sé e alla mancanza di rispetto per gli altri. La gratuità incomincia dalla gratitudine, ti fa rallegrare per i doni ricevuti, ma poi ti fa sperimentare la felicità del donare. Si educa attraverso la condivisione delle risorse, dei talenti, del tempo. La gratuità rinuncia a riempire l'io e ricerca la comunione, il noi, fino a dar vita alla fraternità. Lo spirito della fraternità si fonda sulla gratuità e di essa si nutre. E mentre chiede all'io di espropriarsi, restituisce al sé la perla preziosa e inestimabile della gioia. Ecco, volevo fare questo augurio a tutti noi, di poter mettere sempre più decisamente i nostri piedi in queste due orme, umiltà e gratuità, per camminare speditamente e giungere di incontro in incontro a cantare con Francesco il cantico di Frate Sole. Grazie e buonanotte a tutti.